E ti dicevo, non sto lavorando, avrei bisogno di arrangiare perché di fare qualche piccola cosetta per guadagnarmi quel po' perché sto aspettando un po' una pensioncina artigianale, sai, piccola, e arrangio. Nel mio tempo libero, ci tenevamo a fartelo sapere, io quando la salute me lo permette, mi occupo di bambini e questo mo sentivo proprio ieri, no? Che sta in internet, i miei bambini diciamo fanno delle cose belle, è complicato a spiegarti, qui ci sarà occasione. E in effetti sì, attraverso internet è stata fatta una cosa brutta riguardo ai Down, no? Ai bambini Down. Noi invece stiamo lavorando da tempo per fare delle cose belle. Te la sintetizzo perché anche in internet, al contrario, diciamo, il senso di fare le cose positive, non quelle negative. I ragazzi di cui mi occupo è già dal 2008 che loro stanno praticamente conferiscono laurea a persone bambini Down, ne hanno dato una, stanno per dare la seconda, questo penso che anche se non verrà, insomma sarà un po' reso noto dai media, col tempo si conosceranno, perché anche le cose belle, no? Impiegano un po' più tempo a farsi ad evidenziarsi, quindi è giusto. E niente, loro invece vogliono cambiare il nome invece di chiamarli Down, no? Bambini, ragazzi, giovani, persone, maschio, femmine, sì, vogliono chiamarli amici del cuore, rompere questo nome di questo professore che studiò, diciamo, il loro modo di essere, di nascere con qualche particolare un po' diverso da quello che si fa per dire nella norma. E quindi è bello, e loro chiamandoli amici del cuore, singolarmente ad ognuno di loro, lo faranno poi a livello regionale, spero nazionale, perché no, internazionale, conferiscono una laurea con questo titolo di laurea di amico del cuore, che poi lo si chiamano bambini particolari. Sto facendo una pubblicità, perché è una cosa bellissima, è giusto che si sappia, e che anche tu che un po' fai anche un po' il giornalista, no? Oltre ad essere a condurre un talk show che vediamo poi a casa, se lo posso dire, io e mia moglie ti seguiamo. Condividiamo quasi il tutto di quello che fa, diciamo quasi perché altrimenti è un po' come di dire, no? No, non sempre si condivide tutto, fa come te tua moglie, come io e mia moglie, come le persone che hanno un cervello e hanno anche dei pareri. L'importante è convergere sulle cose buone e poi sul resto ci si può discutere, niente. Ti manderò anche un DVD di questa telefonata e delle precedenti che ho fatto, anche alla tua redazione, perché qua bisogna sapere certe cose. Poi io ho bisogno di un po' le dobbiamo far sapere. Questo, sto parlando con chi ti ha fatto avere il messaggio, giusto per capire. E niente, allora si devono sapere in qualche modo. Voi fate televisione, tu fai televisione, ci piace. E poi non è detto che questo non rispondere subito, oggi si scrive la storia grazie ai mezzi che si hanno e niente, sei il quinto. Mittente che mi chiama al telefono, e io ti sto rispondendo, ti sto facendo parlare poco perché anche se hai chiamato tu, sono io che dovevo dirti, ti ho detto, ti sto dicendo delle cose, ecco niente.
Poi è chiaro, ci sono tanti pazzi da me. Ne hai sentito, adesso mi stai sentendo, chissà, lo dimenticherai. Sicuramente sì, lui sta chiamando, però poi dopo non lo ricorda più. Lo vedrai con questo video, ok. Quindi niente, ho bisogno di lavorare, sai, un'apparizione televisiva, una cosa. Sono pure bravo a recitare, insegno recitazione improvvisata ai bambini. Sai, qua bisogna un po' chiedere di non si muove, chi dorme non pigliapisce. Va bene. Sì, no. No. Puoi anche ridere di me, non ti preoccupare, io ti diciamo che ti parlavo di Angela Merkel, poi ci sta anche cosa come pare che sta in arrivo, Barack Obama, ci sono degli altri. Poi, non glielo posso dire di due, no, non diciamo più là, se no sorprese dove sta, no, quando poi. No, tu come dici, poi vi faremo sapere un po' quando si conduce un programma. No, io non ho le ballette, non ho niente. Nel mio piccolo dico che è un repertorio ricco di persone che chiameranno, quello posso dire, chiameranno anche dall'altro mondo, però diciamo che pure questa telefonata può essere surreale. Però, sai com'è? Ci sta pure chi crede di scivolando, no? Ma che fa che capisci? No, no, niente, sei simpatico, sei un bravo figlio e io ti seguirò comunque. Se non ci conosciamo, spero che tu magari mi dedicherai questo 10 minuti, questo quarto d'ora che. Ti ho trattenuto al telefono di fronte a un video differita. Ma buono, complimenti, buon lavoro, buon futuro. Grazie di avermi ascoltato, di avermi visto. Va bene. Poi io dovrei dirti tante cose che non ti posso dire qui, ma ho tanto da dirti. E avremo modo di incontrare. Sono scendito a Napoli, sto dalle parti di Napoli. Oh, se mi inviti da te, perché no? Vabbè. Poi un bacio a Michelino tuo e saluti dal nostro papà. Va bene? Ok. Ciao Fabio, cosa è bello? Ciao Fabio. Non so. Non c'è ma. Tu mi devi andare di più quando io ho difficoltà. L'importante è che quello che dovevo dire, l'importante è che l'ho detto. Sì. Va bene. Prossima. Tre. Ho fatto quattro per me e una per te, qui possono altre due per me. Io l'ho detto a Fabio che cerco lavoro poi. Queste due stanno, secondo gli eventi mi farai parlare con l'uno con l'altro, so? Ah, bello. Sì, io sono stato, lo sai, sono stato ospite della sua trasmissione negli anni 90, sì. Comunque sono cambiate delle cose. Ma certo, tante cose. Da lui dovrò dirmi tanto. A lei? Devo invitarla. No, non lo dica allora, vabbè, adesso non lo dico. Ti ringrazio sempre. Ah, vedi che poco.
ogni cosa a suo tempo, va bene. Quello che vuole Dio, quello che vuoi tu, va bene. Ok, ciao, ciao.